La personale di Erelin, proposta da Yocanda B&B Art, ha come oggetto il mostrare le proprie emozioni ed espressioni tramite il proprio corpo, immortalandole sul supporto della fotografia. Dare un volto agli stati d'animo come una ricerca che ha origini antiche. Le maschere dell'antica tragedia greca fissavano le espressioni e le emozioni di un personaggio senza identificarlo con la persona che lo indossava. Erelin vuole invece identificarsi con le emozioni che quotidianamente viviamo e non osserviamo, rendendole plastiche. Personaggio che uso, diciamo la mia parte forte, che riesce a mostrare quello che io sono nelle diverse emozioni. E per assurdo lei si prende un'identità che si scompone e diventa diverse emozioni che a loro volta si ricompongono in un'unica identità. E quindi c'è l'Erelin arrabbiata, che è un personaggio completamente diverso dall'Erelin che sta soffrendo, e lei. Erlin è la voce delle mie emozioni. Non è uno sdoppiamento, è molto più ampio, perché io penso di avere molte più parti. Erlin mi dà il modo, mi dà il mezzo per guardare le mie emozioni. Per esempio, io dico che la visione che noi abbiamo di noi è molto limitata. Ieri parlavamo con uno dei componenti di Giocanda, con Toto. Parlavamo del fatto che, vi dicevo, per me guardarmi, ognuno di noi si guarda allo specchio e vede e ha una prospettiva limitata di ciò che vede. La macchina fotografica, per me, io non sono una fotografa, per me la macchina fotografica è un prolungamento del mio corpo che mi permette di arrivare dove i miei occhi non arrivano.